sono oggi le condizioni per dire parliamo di Sicilia e Lucilia, a meno che non si instauri una questione, una trattativa e una formazione particolare che dia a chi poi deve portare un'arma e fare con questa, spero solo, deterrenza e non la usi, un aspetto diciamo abbastanza delicato. Per questo aspetto qui io in questo momento dico non ci sono le condizioni per armare i nostri vincoli. In futuro non si sa come si intende farlo, devono essere poste delle condizioni particolari per una formazione adeguata e poi eventualmente se ne potrà riparlare in maniera più serena. Invito il Presidente, magari se il consigliere Biancone ha preparato degli emendamenti, se magari riusciamo a farli illustrare in maniera da così poi decidere come votare, perché ovviamente parliamo di un emendamento che ha presentato sulle armi. No, parliamo di un emendamento che ha presentato sulle armi, però credo che sia opportuno che magari il consigliere illustri tutti gli emendamenti e poi discutiamo, se no rischiamo veramente di parlare di un emendamento che non ha ancora presentato. Grazie. Scusi, non voglio dare consegne al Presidente del Consiglio, però ho ascoltato due interventi di due persone, tre, eccetera. Chiedo sì. Voi, insomma, restiamo sull'oggetto, come avevo già chiesto anche prima. Allora, io volevo sentire il risultato della prima commissione. Dopodiché proporre al Consiglio 5 minuti di sospensione, perché anche noi abbiamo visto gli emendamenti solamente questa mattina, e proporre poi la votazione successivamente, che ho paura che dovremmo fare articolo per articolo, dandolo per letto e votando i relativi emendamenti. C'era qualcosa in merito, consigliere Carpenedo? Sì, le chiedo se posso fare una piccola riflessione, perché tutti l'hanno fatta ed è giusto che porti anche io il contributo. Condivido con lei lo stupore un po' di trovarmi questi tre emendamenti dopo la commissione a quale ho partecipato, che non c'erano. Quindi merita, prima di entrare magari nella fase di riflessione, di stacco del consiglio, che dica anche nel mio parere. È vero che il codice così deontologico delle persone è cambiato, è vero che la società è diventata più complessa e ci sono più pericoli per la sicurezza dei cittadini, ma anche per la reciproca sicurezza, è vero che l'aspetto educativo è vero che è cambiata anche il modo della gente, specie dei giovani, di interpretare la sicurezza e il controllo del territorio. I mezzi così che abbiamo a disposizione, i mass media, televisione, film, eccetera, ci mostrano sempre una figura che rappresenta il controllo, la garanzia del rispetto delle norme, una persona che è in grado poi di sostenere anche un affronto. Quindi, diciamo, dal punto di vista deontologico, della formazione, e dell'educazione della cittadinanza, siamo abituati a trovarci di fronte a persone che possono poi sostenere un confronto e quindi persone che hanno anche i mezzi per affrontarlo. Io non entro in dettagli tecnici dove chiaramente sono sottesi grandi innovazioni per quanto riguarda la formazione, aspetti tecnici, le armerie, eccetera, ma questo non mi interessa, mi interessa solo che quella persona che è noi così deleghiamo per aiutarci a vivere nel rispetto reciproco sia una persona garantita anche da un'autorevolezza che potrebbe venire anche da un'arma, visto che il messaggio che possiamo che passiamo sia attraverso i mezzi di informazione, dicevo, che i mass media in generale, è un messaggio dove una persona è garantita anche da un'autorevolezza di un'arma. Per cui io dico, a livello di principio dobbiamo pensare a questo, e in un regolamento come questo che prevede la salvaguardia di un territorio, ecco, penso che si vada un cenno al fatto che l'uomo che noi, la persona che noi deleghiamo a garantire la sicurezza, sia anche garantito e abbia anche l'autorevolezza per garantirla. Per cui potremo poi discutere aspetti tecnici, però in questo caso il messaggio politico è
vogliamo fornire, dare un'immagine di persone che sono in grado di sostenere poi un confronto, prevediamo anche questa possibilità. Grazie. Possiamo votare la sospensione di 5 minuti del Consiglio per prendere atto degli emendamenti? Scusi? Prendiamo atto degli emendamenti, io li farei almeno illustrare gli emendamenti, poi faremo la sospensione. Ripeto, abbiamo parlato di un emendamento che sull'armamento dei vigili che lo ha illustrato, tra virgolette, il sindaco, però l'ha proposto il sindaco. Io penso che non sia solo quello l'emendamento che vada, perché gli altri li ho visti, li ho letti, però penso che sia opportuno che li illustri i consiglieri del conto. Io non voglio arrogarmi i diritti di... Quando voteremo, se decidiamo di votare articolo per articolo, quando arriviamo a quell'articolo illustrerà l'emendamento. Dico, sospendiamo solamente un attimo per trovarci con i capigruppo e all'interno del gruppo consigliare per decidere come fare la votazione, l'illustrazione degli emendamenti, eccetera. Un attimo prima il Presidente della prima Commissione, sentando, ci dice qual è stato il risultato. Grazie. Consigliere Simiele. La Convenzione in oggetto ha come obiettivo la gestione in forma associata di alcune funzioni di polizia locale tra i comuni di San Donà, Cosile, Noventa, Torre di Mosto e Ceggia. I rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni definiscono che ciascuno si impegna ad assicurare l'assunzione degli impegni di spesa di propria competenza. La prima Commissione esprime parere favorevole da parte di Dagonfo e Simiele. Si astengono i consiglieri Biancon e Cassarato. Grazie Presidente. Poniamo in votazione la sospensione. Credo che 5 minuti possano essere sufficienti. Per alzata di mano, chi è favorevole? Chi si astiene? Ok, tutti favorevoli, nessuno astenuto, nessun contrario. Ci rivediamo tra 5.